Io prima di Venom. Niente panico, niente panico. Ketchup. Come? Buono. Ok, panico. Io durante Venom. Santo cielo, ora basta, basta! Io dopo Venom. Io dopo la post-credit di Venom. Oh, santo santino, è la profanazione più clamorosa che abbia sentito. Bene, alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata un'impresa a pari di una delle fatiche di Ercole. Sapete, per un breve istante ho seriamente pensato che l'intera recensione sarebbe andata letteralmente in casino. Cosa è stato? Bello scale, qui è Cross Media 5. Allora ragazzi, oggi siamo qui con la recensione di un film che, sin da quando è stato annunciato come sequel diretto di una pellicola già uscita nel 2019, sono già passati 3 anni, mamma mia, e sto per parlare di un film del 2021 per la regia di Andy Serkis ed è ovviamente Venom, la furia di Carnage. Allora ragazzi, sin da quando questo film venne annunciato dopo l'uscita del primo film che incassò più di 800 milioni di dollari, cosa alquanto impossibile da concepire per me, già all'epoca storsi un po' il naso. Stranamente, in più, dopo aver visto questo film, il mio interesse in più per il cosiddetto spunk e anche i prossimi capitoli come Morbius, Kraven il Cacciatore, eccetera, sono calati drasticamente. Il mio interesse è calato proprio rovinosamente. Se ancora con Morbius, rivedendo ancora la reaction del trailer, avevo un barlume di speranza, adesso quella poca speranza che avevo andata un po' a farsi benedire. E se già il primo film non avevo alcuna pretesa quando sono andato a vederlo e ne sono uscito mezzo devastato, questo Venom, la furia di Carnage, penso che sia il film più brutto che io abbia avuto il dispiacere di vedere non solo quest'anno, ma nei miei 6 anni di, chiamiamola, attività qui su YouTube. Ebbene sì ragazzi, peggio del primo Venom di Ruben Fleischer non pensavo si potesse fare, e invece siamo arrivati a questo punto. Penso che questo sia il coronamento del mio canale. Penso che sarà la recensione più impegnativa e dovrò tenermi anche il più calmo possibile, che confronto le prime recensioni in cui ero sempre incazzoso con praticamente tutti i miei film perché ero parecchio immaturo, eccetera. Quelli in confronto non sembrerebbero niente se tutta la mia di furia venisse sprigionata in questa recensione, ma andiamo con ordine. Parliamo in generale di come mi sono sentito guardare questo film. Già all'inizio del video avete sicuramente visto un piccolo riassunto delle 4 fasi, ovvero prima di Venom, durante Venom, dopo Venom e dopo la scena post-credit di Venom. Quelle scene che vi ho mostrato sono esattamente il mio stato d'animo in quei precisi momenti, erano proprio questo. E adesso mi sembra di essermi un po' calmato, ho preparato questa recensione con calma, valutando tutti quanti i punti pro e contro, e sono giunto alla conclusione che se io proprio mi volessi sforzare e essere generoso, e per citare Django, non so perché dovrei essere generoso, io a questo film darei come voto un 4-. Un 4-, io non ho mai dato un 4-. Avevo scherzato quando feci la recensione di Venom che gli ho dato 4, perché altrimenti se non avessi un metro di giudizio si beccherebbe 2 a caldo Venom. Stavo scherzando in quel caso, un 4 era doveroso, minimo. Non sono mai arrivato in 120 recensioni a dare 4- a un film. Pensate a un campo cinematografico, la regia, la fotografia, gli effetti speciali, la recitazione, la sceneggiatura e il soggetto di base. Non troverete niente che funzioni in questo film. Se dovessi essere generoso, e non so perché dovrei esserlo, ripeto, l'unica cosa che si salva di questo film, secondo me, è la colonna sonora. La colonna sonora, e in più non c'è neanche più Eminem che canta la canzone Venom, la colonna sonora quantomeno se la cava, però per quel che mi riguarda, in un film la colonna sonora non vale quasi niente, a meno che non si parli di un musical. La musica è bella da ascoltare, certo, però a meno che non si parli di un musical, io la musica non la prendo neanche in considerazione, quindi magra consolazione che la colonna sonora funzioni, ma oltre a questo non c'entra, cioè non c'è proprio niente che io riesca a salvare.
massimo massimo la performance di un personaggio di cui parleremo tra poco. Ma oltre a questo non ci ho trovato niente che funzioni in tutto il film. Parlando di punti positivi e punti negativi, il punto positivo ve l'ho già detto, ovvero la colonna sonora. Parliamo invece dei punti negativi, che ce n'è una lista infinita. Voi non vedete dietro la telecamera, ma c'è una lista lunga un chilometro che sbircerò ogni tanto per tener conto di quasi tutte le cose negative che penso di questo film. E forse ho saltato anche qualcosa, ho il sentore di aver dimenticato di scrivere qualcosa, ma andrò con il cuore, andrò a braccetto con la recensione e anche con la lista. Parliamo per prima cosa della regia. Il regista di questo film è Andy Serkis, che molti di noi ci ricorderemo, soprattutto anche voi vi ricorderete, per aver diretto Mowgli, figlio della giungla, film che fu della Warner Bros., che poi però vendettero a Netflix, infatti è un'esclusiva Netflix adesso. Quello è uno dei pochi film che ha diretto, assieme a un altro che non ho ancora visto. Comunque l'unico film che ho visto io diretto da Andy Serkis è Mowgli, figlio della giungla. Lui è un attore straordinario, un attore da Oscar, perché è Gollum del Signore degli Anelli, anche Sméagol, Cesare del Pianeta delle Scimmie, il King Kong di Peter Jackson, insomma è anche Snoke degli Ultimi Jedi, la trilogia sequel, e questi sono solamente alcuni dei suoi ruoli più iconici. Quindi è un attore dalle potenzialità incredibili e si è messo ultimamente a girare film. Già quando uscì la notizia 2 anni fa che il sequel l'avrebbe diretto lui, dissi vabbè, forse riuscirà a fare qualcosa meglio di Ruben Fleischer. Poi mi sono ricordato che Mowgli, figlio della giungla, era un film con una regia semplicissima, non dico amatoriale o anonima, però una regia che non mi ha fatto né caldo né freddo, non mi ha detto niente. Quindi già avevo il timore che potesse fare addirittura peggio di Ruben Fleischer, che era il regista di Benvenuti a Zombieland, quindi mica cazzi. E già col primo film lui aveva toppato, quindi figuriamoci cosa può fare Andy Serkis, che ha le prime armi con la regia, con questo sequel di Venom. Se questo è il massimo che il signor Serkis riesce a dare come regista, allora per me, come dicono anche altri youtuber, può anche non fare più un film in vita sua. Però giuro, ogni cosa è sbagliata dal punto di vista registico, le inquadrature, i campi contro campi pieni di scavalcamenti, per non parlare anche delle sequenze di combattimento. Serkis, io ti voglio tanto bene perché sei uno dei miti della mia infanzia, uno anche dei miei principali soggetti per lo studio della recitazione. Ma porco Giuda, neanche i combattimenti, cioè nel primo film c'erano Venom e Riot, che sono monocromatici praticamente. Vabbè, Riot è un attimino più grigetto, quindi puoi permetterti di sbagliare, perché è facile confonderli. Qui invece hai un simbionte che è nero e un simbionte che è rosso. Come cazzo fai a creare delle sequenze di combattimento in più illuminate, completamente illuminate, che non si capisce comunque che cosa stia succedendo, chi sta combattendo, qual è il combattente? Anche lì non si capisce niente nelle sequenze di combattimento come nel primo film. Ma nel primo film, ripeto, lo capivo per la patina scura e anche per i simbionti monocromatici. Qui invece hai uno nero e uno rosso e comunque non si capisce niente di che cosa succede in scena. Poi parliamo anche degli altri campi. La recitazione. Tom Hardy come protagonista che torna a interpretare Venom, per me non ci prova neanche. Non ci ha neanche provato, nonostante lui dica costantemente nelle interviste che lui tiene al progetto, lui adora interpretare Eddie Brock e Venom, ma è insopportabile come il simbionte stesso. Venom, vederlo come un gigione simpaticone, ci avevo anche fatto il caldo praticamente 3 anni fa quando uscì il primo film, perché ho detto, va bene, ormai l'idea della Sony è questa di Venom, hanno completamente snaturato il personaggio del protettore letale, e anche in questo film non voglio spoilerare, però il protettore letale viene ribadito ogni 4 secondi, come se il pubblico avesse guarda caso timore di dimenticare chi è il simbionte che stiamo guardando. Difatti, se fosse per me e se non fosse per il design, per me quello non sarebbe Venom, ma sarebbe, non lo so, un altro simbionte rincoglionito. Ma per me non sarebbe Venom. Già 3 anni fa mi ero abituato all'idea che lui era un simpatico gigione, come mi sono abituato all'idea che il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe è un ragazzino testina di cazzo che fa il rollo ogni 4 secondi. Ma se piano piano da quel punto di vista stiamo provando a migliorare, e difatti già Far From Home era molto migliore di Homecoming, qui invece siamo addirittura andati a peggiorare, perché il primo film di Ruben Fleischer la Sony aveva tolto 40 minuti di materiale girato, e il film quindi ha avuto più in risalto le parti comiche, ma in origine non era un film comico, era un film PG-13 vietato ai minori e forse un rating anche più alto, ma c'erano meno parti comiche e più parti introspettive dei personaggi, più parti cruente, da thriller tipo.
Infatti, togliendo 40 minuti di minutaggio, sono risaltate ulteriormente le scene ridicole, le scene comiche, la fottuta linea comica. Non è la linea comica! In questo film, invece, loro sono partiti con la consapevolezza che nella sceneggiatura il film sarebbe stato una commedia. Il primo film, difatti, cioè nel primo film sembra infatti che le battute e le gag siano fuori luogo. Qui invece le hanno incorporate nella loro più putrida essenza. E difatti questo è un film che non si capisce neanche cosa vuole essere. Vuole essere un film cruento, vuole essere un thriller, un crime movie, il tutto forse permeato anche da una vena umoristica che è legata alla linea comica. Non è la linea comica, hai capito? Parlando poi sempre del nostro protagonista interpretato da Tom Hardy, se Tom Hardy non ci prova, stavolta neanche Adriano Giannini, il doppiatore, ci ha provato. Adriano Giannini praticamente è il mio acerrimo nemico nel mondo del doppiaggio, proprio io non riesco a farmelo piacere in quasi nessun film. Come dico sempre, lui era all'apice del successo ed era anche all'apice della qualità secondo me con il suo doppiaggio di Heath Ledger in Il Cavaliere Oscuro, quando doppiava Joker, e lì è uno dei doppiaggi più belli di sempre secondo me, sulle orme del padre appunto. Da quando lui ha avuto il successo di Joker, non ha più mollato quel timbro vocale. Ogni personaggio che lui doppia è il Joker, o in questo caso sotto effetto di alcolici o di droga, oppure è un Joker un attimino più represso. Non per niente l'hanno richiamato per doppiare Joaquin Phoenix, un altro Joker, nel film Todd Phillips. Quindi già lì si capiva che lui non è riuscito più a distaccarsi dal personaggio, dall'ombra del Joker che lo ha reso famoso. Qui Giannini, se nel primo film sembrava un Joker drogato, continuamente con questa voce bloccata, quasi introspettiva e anche un po' sibilante, adesso invece non solo ha questa voce bloccata e sibilante, ma in più con una zeppola praticamente sempre messa lì. Una zeppola insopportabile. Stavolta neanche Giannini ci ha provato. Fantastico. Parlando anche sempre di personaggi, Woody Harrelson, unica altra cosa che mezza promuoverei del film, Woody Harrelson ci prova a reggere sulle sue spalle un villain inconsistente, stereotipato, insopportabile, che parla per rime soprattutto, senza neanche un vero senso logico, con un background che definire insipido è un eufemismo. Cioè ragazzi, vi rendete conto che se del primo film potevo anche perdonare il villain scialbo perché di Riot non gliene frega niente a nessuno, qui parliamo di Carnage e anche il suo nome è nel fottuto titolo, La Furia di Carnage, Venom La Furia di Carnage. È uno degli antagonisti più conosciuti di Spider-Man, persino anche un bambino sa chi è Carnage, vabbè non sa il suo nome forse, ma sa che è il Venom rosso, perché si sa chi è lui. Quindi come puoi permetterti di prendere l'intera storia di Carnage, sputarci sopra, prendere la storia con lo sputo e poi anche metterla sotto lo zerbino per nasconderla come se non fosse mai esistita, perché difatti se già non era manifesto nel trailer, in questo film viene data una origine completamente nuova, non solo a Cletus Cassidy, la versione umana di Carnage, ma anche al simbionte stesso, Carnage. Difatti le motivazioni del simbionte non si capiscono, le motivazioni del villain stesso non si capiscono, o meglio, le avrei capite fino a un certo punto, ma le motivazioni di partenza, per esempio, come finiva l'ultimo film, cioè il primo film, finiva con Eddie Brock che aveva riacquisito una certa rispettabilità nel campo giornalistico, dopo il servizio fatto della morte di Carlton Drake, viene contattato al carcere di San Quentin per parlare con Cletus Cassidy, che era Woody Harrelson, con però questa parrucca a tele spalla bob. Difatti in più il film si merita quantomeno un applauso da parte mia, per quantomeno avergli tagliato i capelli e aver tolto quel parruccone da tele spalla bob. Grazie a Dio, almeno una cosa migliore l'abbiamo fatta. Ma comunque, alla fine del film Cletus aveva convocato Eddie per Dio solo sa quale ragione, quantomeno per collaborare con lui a riesumare i suoi stessi cadaveri, i cadaveri che aveva seppellito da qualche parte durante la sua carneficina, e in più mi era sembrato che lui sfidasse Eddie dicendogli: quando uscirò di qui, e uscirò, ci sarà una carneficina. Cioè mi sembravano manifeste le sue intenzioni, ma in più la domanda che rimaneva era: perché Eddie Brock? Perché ha scelto proprio Eddie Brock per parlare esclusivamente con lui? Pensate che in questo film vi risponderanno? Sì, vi risponderanno, ma non voglio spoilerare. Quando lo sentirete, vorrete che non ve lo avessero mai detto. Giuro, pregherete che non vi abbiano mai detto il perché. Per farvi capire anche quanto già dal primo film avessero forse pianificato questa cosa, che Dio santo non sta né in cielo né in terra. Anche come motivazioni sono totalmente randomiche. L'intera sceneggiatura e le sue scelte, le scelte dei personaggi, sembrano dei tiri di dadi. Sembra un Dungeons & Dragons tarocco coi dadi. E adesso che succederà? Tiriamo i dadi. E perché è successo quello? Tiriamo i dadi. Tutto quanto un
un cazzo di senso non ce l'ha. Ma già che stiamo parlando di sceneggiatura, la sceneggiatrice ho scoperto che è quella che ha sceneggiato la trilogia cinematografica, o anche solo il primo film, non mi ricordo più. Comunque è la sceneggiatrice di 50 sfumature di grigio, la trilogia cinematografica, gli adattamenti dei libri. Già questo vi fa capire in che mani siamo, proprio la qualità cinematografica. Ma in più, sorvolando sulla sceneggiatura, il soggetto di base, la trama base del film. Non esiste trama, esistono un atto iniziale, un atto finale, non esiste il secondo atto. Le basi della sceneggiatura ci sono: primo atto che è l'inizio, il secondo atto che è il centro, il terzo atto che è la fine, la conclusione. Il primo atto e il terzo atto sono fusi insieme come se fossero un'unica cosa. Difatti io non ho percepito neanche il primo atto che si concludeva, perché non c'è secondo atto, appunto. C'è il primo atto e si passa subito al terzo atto. Non posso spoilerare che cosa succede, basti sapere che a un certo punto, verso la prima mezz'ora di film, succede una cosa che fa andare la trama in binari separati. Si creano tre storyline parallele nelle quali non succede letteralmente nulla in nessuno dei casi. Sono cose che accadono, riempitivi per ben 40 fottuti minuti. Difatti il film dura solo un'ora e mezza, solo un'ora e mezza, a me sono sembrate tre ore per lo sconforto. Perché giuro, non riuscivo a intravedere una logica, e le cringiate legate soprattutto al personaggio di Venom, il tenero gigione, il tenero simbionte. Guardate, vi dico solamente la scena della festa, la scena del party in cui lui ha addirittura il microfono in mano, che teoricamente lui dovrebbe impazzire dal momento che le onde radio, le alte frequenze, sono nocive per i simbionti. Fosse solo questo il problema di quella scena, fosse solo quello il problema, sarei a posto per quel che mi riguarda, perché in più questo film prende le regole del primo film che ci hanno introdotto i simbionti e le rigira come vuole. A volte mantiene le logiche introdotte nel film precedente, altre volte invece le ignora bellamente, perché non ci abbiamo cazzi di creare una sceneggiatura che stia coi piedi per terra. Parliamo invece di Anne Wing, l'interesse amoroso di Eddie Brock, che viene interpretata da Michelle Williams. Già nel primo film lei era un po' inutile, il personaggio alla fin fine era il love interest di Eddie Brock, ma serviva solo nell'ultima scena per salvare Eddie sotto forma di She-Venom, una simbionte femminile, e in più serviva per salvare temporaneamente Eddie, cosa che poteva fare da solo, attivando gli altoparlanti per disabilitare, cioè per mandare in confusione Riot e Venom, in modo che Eddie e Carlton Drake si scazzottassero tra di loro. Nel primo film lei era l'emblema dell'inutilità, qui invece è l'esempio supremo dell'inutilità. Cioè, se voi aprite il dizionario e cercate la parola inutilità, troverete la sua faccia attaccata come foto di riferimento. Potevano anche eliminare il personaggio e non si perdeva niente, perché qui lei non è il love interest, per quanto vorrebbe esserlo, ma si conclude tutto con un bel niente. Non è il love interest, non fa niente di decisivo nella trama, non è importante, e in più, come si vede nei trailer, è la donzella in pericolo, peggio di Mary Jane nella trilogia di Sam Raimi. Che in ogni film lei veniva rapita praticamente dall'antagonista, ecco, come si vede nel trailer. Qui invece lei non solo è inutile, ma è anche l'oggetto del ricatto del villain. Quindi è te pareva. E quindi Anne Wing è totalmente inutile, di Carnage ne ho già parlato, e ci sono tantissime altre cose che vorrei raccontarvi ai fini della trama, che però non posso dirvi perché siamo nella parte spoiler. Quindi adesso parleremo principalmente dei personaggi, e poi vorrei passare subito alla parte con spoiler, perché almeno sarò più libero di scatenare la mia ira e dirvi nel dettaglio, passo passo, quello che mi ha dato fastidio. Ah sì, e poi diciamo che la scena post-credit non ve la dico adesso, ma non ha neanche quella senso. Cioè, se almeno nel primo film c'era una trama che aveva un inizio e una fine, era banale, ma si capiva, non solo sto film come trama non ha senso, ma in più anche la scena post-credit non ha un cazzo di senso. La scena post-credit del primo film era tutto sommato carina, se non fosse per il parruccone di telespalla Cletus, ma in più qui rasenta il ridicolo, ma non ne parleremo adesso, ne parliamo nella parte spoiler. Parliamo di Eddie Brock, inteso come Venom, che viene interpretato da Tom Hardy. Ora, voi avete presente Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, il sequel di Mamma ho perso l'aereo? Ecco, Mamma ho riperso l'aereo è un sequel diretto, ma meno male ci sono tantissimi elementi in comune col primo film che lo fanno sembrare uno pseudo remake. Per esempio, gli stessi due ladri, le stesse trappole con, vabbè, alcune nuove, una trama di base nuova, cioè New York invece della casa,
ma ci sono sempre un uomo, cioè un tizio inquietante nel parco che deve far apprendere a Kevin una lezione importante. Se nel finale del primo film sembrava che Kevin e la famiglia si fossero riappacificati, nel sequel invece, in Mamma ho ripreso l'aereo, mi sono smarrito a New York, la situazione è identica al primo film, la famiglia che lo prende per il culo, lui che si sente tradito tutti quanti. Ecco, Venom, la furia di Carnage, in quanto a trama, è praticamente il Mamma ho ripreso l'aereo del franchise Sony, il franchise Venom. Le cose che si pensava fossero già accadute nel primo film, le dinamiche intendo, si ripetono all'infinito. Le relazioni sociali sono di nuovo il punto di partenza. Non è cambiato assolutamente niente dal film precedente, gli stessi battibecchi tra Eddie e Venom, le stesse discordie, gli stessi problemi sociali, gli stessi problemi con Anne, e in più Eddie Brock è diventato di nuovo lo stronzo del primo film. Nel primo film c'era il suo direttore, che è, cioè, il suo datore di lavoro, che diceva: Eddie, tu sei una persona brillante, ma sei veramente un idiota. Ecco, questo per dimostrare la sua stronzaggine, per far capire che lui è stronzo quando gli comoda, Eddie Brock. Ecco, in questo film fa esattamente le stesse cose che lo avevano penalizzato nel primo film e che, a rigor di logica, lo penalizzeranno anche proprio in questa storia. Ma oltre a questo, il rapporto che c'è tra lui e Cletus Cassidy, Woody Harrelson che interpreta Cletus e Carnage, non sono molto ben chiare. Non si capisce come i due siano entrati in contatto, non si capisce il come, cosa, quando, dove e perché, ma appunto il perché si incontrano effettivamente viene detto, e vi ripeto, pregherete di non averlo mai sentito una volta che lo vedrete. Cletus quantomeno, ripeto, Woody Harrelson ci prova anche, si è anche divertito nel ruolo. Peccato che questo non sia Cletus Cassidy, non sia Carnage, e le dinamiche che lo legano a Carnage sono totalmente... boh, non ci ho capito niente manco io. Ho cercato di sforzarmi di capire il perché dell'origine del simbionte, il perché delle motivazioni del simbionte e perché Carnage continua a chiamare Venom padre. Senza dare una spiegazione, questo ve lo posso dire, lo chiama padre, ma non ci sono spiegazioni date. Cioè, anche nel trailer quando Venom rientra nel corpo di Eddie nella chiesa e dice: oh merda, è uno rosso. Ecco, voi potete pensare, quindi esploreremo la mitologia dei simbionti, capiremo che ci sono i colori che sono qualcosa di caratteristico oltre al nome. Ecco, questo lo posso già dire, spoiler alert, no, non verrà spiegato proprio niente. Lui fa quella battuta, è uno rosso, ed è esattamente come nel trailer, ci lasciano col fiato sul collo, cioè col fiato sospeso per tutto il tempo, ma non sapremo mai cos'è che rende Carnage speciale. Cioè, è speciale perché ha delle abilità che Venom non ha. Ma il perché il colore c'entri qualcosa con la paura di Venom non viene spiegato minimamente, quindi complimenti anche per questo. Oltre a questo poi abbiamo sì Michelle Williams che interpreta Anne Wing, l'emblema dell'inutilità, e poi c'è Naomi Harris che interpreta Frances Barrison, ovvero Shriek. Lei nei fumetti è una mutante e sono felice anche, boh, felice tra virgolette, che abbiano cercato quantomeno di tenere vaghe le sue origini, perché appunto la Sony non ha i diritti di sfruttamento dei mutanti, ma c'è un bel easter egg. Oltre a questo però il personaggio appare molto poco, non fa neanche così tanto, ed è un personaggio parecchio rimbambito. Cioè, se la sua backstory poteva anche essere interessante, il suo passato con Cletus, quando arriviamo al dunque, arriva Carnage, arrivano Venom, eccetera, eccetera, le sue implicazioni sono pressoché nulle, perché per farvi capire, lei è una mutante nei fumetti che, come in questo film, ha un potere legato alle sue corde vocali, un po' come Jubilee Smollett in Birds of Prey, praticamente lei è Canary. Lei può creare un urlo concentrato che può spaccare i timpani a chiunque, con chiunque entra in contatto, può distruggere interi edifici, sfracellare i muri, eccetera, eccetera. Ma oltre a questo non viene data nessuna spiegazione dei suoi poteri, viene spiegato che i suoi poteri stanno crescendo, ma non mi è mai dato un vero senso logico a queste parole. Forse c'è una cat eliminata, la Serkis cat, chi può dirlo, ma il personaggio, anche lei non è che faccia tantissimo nella storia. Sarebbe stato carino vedere più esplorato il suo rapporto con Cletus Cassidy, che comunque viene esplorato, bene o male, ma qualcosa in più non avrebbe guastato. Poi anche come finisce la storia è tutto un dire. E poi c'è Stephen Graham che interpreta Mulligan, il detective Mulligan. Se avete affinità coi fumetti, lui è Toxin, un altro simbionte. Qui intanto è solamente un ispettore di polizia che si mette in contatto con Eddie per avere delle informazioni sui corpi di Cletus Cassidy, il suo caso particolare,
Ma oltre a questo, non c'è molto di cui parlare. È un personaggio che, esattamente come Rosie Perez in Birds of Prey, appare e scompare in tutto il film, ma è il ruolo del rompicoglioni di turno. Lui è il personaggio umano che non riesce a spiegarsi le cose paranormali, le cose stravaganti che gli accadono intorno, e quindi si fa vedere i vari punti del film per mettere i bastoni fra le ruote a Eddie e Venom e ostacolarli per capire le dinamiche di quello che sta succedendo. Ma non è un personaggio importante. Questi erano tutti quanti gli attori e i vari ruoli che vanno a interpretare, i personaggi principali. Ora, prima di chiudere, vi mostro questa bellissima art, unica cosa che forse è uscita bene da questo film. Un'art di Venom, la furia di Carnage, che mi ha fatto il carissimo Joker 2.0, che dopo tutto questo tempo è sempre qui a seguire il canale e anche a realizzare delle belle art per noi, per i film quantomeno Marvel più importanti. Che sia importante questo film mi fa veramente, veramente paura per il concetto Sony Universe, e forse anche per il Marvel Universe in generale. Ma questo era quello che pensavo. Quindi ragazzi, adesso entreremo nella parte spoiler. Quindi a questo voto io do come voto 4-, il film peggiore che abbia visto in questi 6 anni di attività, in confronto Slenderman, The Nun, La Suora, La Mummia, cioè La Mummia con Tom Cruise, Pirati dei Caraibi 5, Spider-Man Homecoming appunto, che è il film Marvel che detesto di più. Non, niente va vicino a questo film, solo il primo film Venom è quantomeno un rivale a riguardo. Quindi ragazzi, 4- a questo film, io adesso esploderò nella mia vera furia, quindi se vi è piaciuto la visione, se non vi è piaciuto la visione, e gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1, vai! Allora, principiamo dal comincio, come dico sempre. Come comincia la storia? La storia comincia con un flashback ambientato nel 1996, nel quale noi vediamo le origini praticamente di Cletus e anche di Francis Barrison, Shriek. Loro erano ragazzi tenuti insieme in questo istituto per ragazzini orfani e anche per malati mentali, da quel che ho capito bene. Cioè non si capisce neanche che roba sia un orfanotrofio, mettiamo orfanotrofio o casa famiglia. E appunto vediamo le origini della separazione di Shriek e di Cletus. I due si amavano, però Shriek stava manifestando sempre più pericolosamente i suoi poteri, quindi le autorità la portarono via al Ravencroft, lo stesso istituto che vediamo in The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro, ma non è lo stesso universo. È un Ravencroft totalmente diverso, non situato a New York, ma in questo universo è situato a San Francisco. Quindi i due vengono separati e vediamo che l'agente che teneva in custodia Shriek era il giovane detective Mulligan, che vedremo poi nel film, che ormai è cresciuto e è diventato un ispettore di polizia, proprio una persona importante anche nel distretto di polizia. Ma comunque, lui pensa di aver ucciso Shriek mentre scappava, piantandogli un colpo in testa mentre lei gli stava urlando addosso, facendogli esplodere i timpani per scappare. Ma ovviamente lei venne recuperata perché era ancora viva, gli si accecò l'occhio, cioè la rese cieca da un occhio questo sparo, e venne portata a Ravencroft per essere studiata assieme a altre persone dotate di poteri straordinari. Quindi nel presente vediamo che Eddie Brock si pensava che avrebbe intrapreso la carriera del giornalista di giorno, ma del protettore letale di notte, e invece no. Invece lui adesso si limita a proteggere la signora Chen e il suo vicolo, cioè il suo negozio, dai malviventi, ma lui ha smesso di fare il protettore letale per le strade. In sti 3 anni non sappiamo neanche cosa ha fatto di importante. In sti 3 anni, da quello che io dovrei dedurre da come viene messa in scena la storia, lui ha passato 3 anni a chiacchierare con Cletus Cassidy. Perché il finale del primo film era ambientato sempre nel 2019, bene o male. Quindi, allora, in questo film, per come inizia la storia, lui ha parlato per 3 anni con Cletus senza cavare un ragno dal buco. Già questo è interessantissimo, ma infatti Cletus continua a dirgli: tu pubblica questa poesia per me sul giornale e io ti rivelerò i miei segreti. Ciò che è mio diventerà tuo e ciò che è tuo diventerà mio. E infatti, perché secondo voi Cletus alla fine del primo film chiamò Eddie Brock per parlare esclusivamente con lui? Semplice. Perché voleva essere suo amico, perché secondo lui loro sono uguali, perché già che il padre odiava entrambi, cioè i loro padri li odiavano per le varie cose che hanno fatto, cioè Cletus ha ucciso la nonna e anche la madre che abusavano di lui, quindi è rimasto solo il padre che poi l'ha pestato a sangue e l'ha mandato in istituto non volendosi più prendere cura di lui. Ok, il padre è così. Il padre di Eddie invece odiava Eddie perché a quanto pare lui quando è nato, col parto, ha fatto morire sua madre. Sua madre è morta per il dolore, per la sofferenza, complicazioni dovute al parto. E quindi solo questo li renderebbe simili. E in più, vabbè,
Kletus cerca di imbastire un argomento dicendo che loro sono simili perché tutto ciò che toccano, tutti coloro con cui hanno a che fare soffrono, tutto ciò che toccano si distrugge tra le loro mani. Questo lo dice Kletus però, ma non è affatto vero, l'unica cosa che hanno in comune è l'odio del padre. E vabbè, forse che le loro ragazze sono sempre più distanti da loro. Ma comunque, alla fine, Eddie Brock ha passato questi 3 anni a parlare con Kletus dei suoi omicidi, delle sue poesie, della sua poetica per quanto riguarda l'assassinio. E difatti adesso però si arriva a una svolta, già che Kletus pensa che il rinvio della sua pena di morte non sarà eterno. Vuole lasciare un messaggio alla sua amata, che sicuramente se è da qualche parte là fuori legge il giornale, e vuole che faccia questa poesia, che Eddie scriva la poesia e che la pubblichi sul giornale. E così lui gli svelerà tutti i segreti, compresa l'ubicazione dei cadaveri che non sono mai stati trovati, più di 20 corpi. Il film in più vuole farci anche empatizzare con Kletus, perché come si vede anche in un flashback animato con dei disegni, lui era abusato quando era piccolo e molestato dalla madre e dal padre e anche dalla nonna, per questo le ha uccise, e vuole farci capire che questo era un ragazzo tormentato, incompreso, che appunto per come è stato cresciuto ha fatto queste scelte di vita. Ragazzi, dicono specificamente non solo che lui ha ammazzato altre 20 persone di cui vengono trovati i corpi, ma sono solo alcune delle persone scomparse associate al caso, caso Cassidy. Quindi sto qua potrebbe anche aver ammazzato 100 persone, ma dovremmo perdonarlo perché lui ha avuto un'infanzia traumatica. Va. Fanculo. Cioè, proprio anche a livello registico, il film con la morte di Kletus, quando viene mangiato da Venom, vorrebbe farti empatizzare con lui che piange dicendo volevo solo essere tuo amico, che mi sembrava in quel momento che si fosse impossessato di lui il fantasma di Cable Guy, il rompiscatole di Jim Carrey, con alla fine Jim Carrey che diceva voglio solo essere tuo amico, volevo solo essere tuo amico, ma vaffanculo. Ecco, se il personaggio di Jim Carrey poteva ancora comprenderlo perché lui non ha ammazzato nessuno, invece sto Kletus ha fatto una strage, una carneficina di 20 e più persone, escluse le persone che lui uccide quando è Carnage, e noi dovremmo provare tristezza per lui. Certo, è triste il suo passato, da compatire, ma Dio santo, no, non puoi chiedermi di empatizzare con uno che ammazza per divertimento, che da simbionte infila la lingua nella gola delle persone per il puro piacere di tastare il sangue. Ma dai, mi chiedi veramente troppo. Poi, Eddie, come dicevo prima, era stronzo nel primo film e la sua stronzaggine gli è costata il posto di lavoro, la sua vita e anche l'amore della sua vita. Qui invece sembrava che lui avesse dovuto apprendere le lezioni imparate nel passato. No, lui ricade esattamente nello stesso tranello. Difatti, quando lui nota nella cella assieme a Venom, la cella di Cassidy, che i segni sulla sua cella sono degli ideogrammi praticamente, o non so come si definiscono, sono degli indizi per trovare i cadaveri, bravissimo anche Kletus che ha disegnato l'ubicazione esatta sui muri, ecco che Venom si impossessa temporaneamente del corpo di Eddie per fargli disegnare gli stessi disegni su dei pezzi di carta, ed ecco che risalgono così ai cadaveri della loro ubicazione. La cosa bella è che Mulligan si era messo d'accordo con Eddie Brock, il detective Mulligan, si è messo d'accordo con Eddie per ottenere le informazioni e alla fine lui voleva prendersi il merito, cioè Mulligan gli serviva una promozione per rimettersi in sesto dopo un periodo che non gli andava molto bene, quindi la collaborazione con Eddie avrebbe portato frutti per entrambi, grandi benefici, cioè Eddie si portava a casa l'esclusiva e il merito del ritrovamento andava al detective. No, Eddie non solo frega Kletus non pubblicando la poesia sul giornale e in più trovando i cadaveri prima che lui possa aiutarlo, ma in più si prende tutto quanto il merito lasciando Mulligan nella merda. Difatti si vede Mulligan che prende il giornale, lo accartoccia e lo strappa, incazzato nero, perché lui ha speso mesi, se non addirittura anni, dietro il caso Cassidy e adesso si è visto rovinare tutto quanto da Eddie Brock. Quindi anche Eddie, mi dite come faccio io a empatizzare con un personaggio che non solo è doppiato in maniera fastidiosa, si comporta in maniera fastidiosa, ma in più è fastidioso già di suo? Come devo fare? Ci sono sempre le lotte interne tra Eddie e Venom, dal momento che Venom vorrebbe mangiare i criminali, perché era questo l'accordo nel primo film. Eddie diceva tu puoi restare e in cambio potrei mangiare cioccolate e mangiare persone esclusivamente cattive. Potrei mangiare, assaporare, massacrare, eccetera, solo persone cattive. Questa era la promessa.
A quanto pare Eddie ha violato quella promessa dicendo che lui non vuole più essere il protettore letale, ma vuole vivere la sua vita, perché adesso col caso Cassidy è diventato famoso di nuovo, lui vuole vivere la sua vita senza criminali da affrontare, senza battaglie, e quindi Venom e lui iniziano a litigare per la supremazia e anche su quello che bisogna fare. Ridicolissimo il fatto poi che dentro casa di Eddie ci sono le gallinelle, perché Venom non può mangiarli essendo esseri viventi, perché comunque contengono poca feritilamina all'interno del cervello, cosa che si trova nella cioccolata e nelle teste dei cervelli umani, cioè nei cervelli umani. Però appunto se Eddie non vuole combattere il crimine, Venom non può mangiare, si nutre di polli principalmente per sopravvivere, per arrancare, per sopravvivere. Quindi com'è che inizia tutto quanto lo scontro con Carnage? Shriek intanto resta a marcire nel Ravencroft, leggendo che la pena di morte per Cassidy, una volta trovati i cadaveri, viene ripristinata, perché i cadaveri è autentificato che siano stati uccisi da Cassidy. Quindi lui chiede a Eddie di venire da lui in prigione per un'ultima volta. E voi potete pensare, ma lui sa del simbionte, cioè lui sa di Venom, quindi ha in mente qualcosa. No, lui non sa neanche che Eddie ha dentro di sé il simbionte. Lo ha proprio chiamato nel primo film per empatizzare con lui, perché voleva essere suo amico. Quindi nello scontro che ne segue, Cletus inizia a offendere Eddie dicendogli che gli augura la sofferenza che ha avuto lui per tutta la vita, e gli dice appunto questa cosa, che suo padre lo odiava perché ha ucciso sua madre mentre stava partorendo. Venom si incazza a bestia e quindi rivela la sua essenza allungando un tentacolo per sbattere Cassidy contro il muro. Però allora l'istinto naturale di Cassidy, cioè di Cletus in quel momento, è andare da Eddie, prendergli la mano e ciucciargli il sangue con un mozzicotto. Quindi sì, proprio come si vede nel trailer, i miei peggiori timori si sono avverati. Carnage nasce in questo film perché Cletus Cassidy dà un mozzicotto a Eddie Brock, un mozzicotto profondo. Poi la frase, io ho già assaggiato il sangue, quello non lo è. Il bello è che c'è anche la guardia dietro di loro, c'è la guardia che teoricamente dovrebbe aver visto tutto, il tentacolo nero che si allungava, il simbionte rosso che si muove sul dito di Cletus. Niente, sta guardia non ha visto niente, le immagini di sicurezza in più cosa hanno ripreso? Cletus che volava da solo sul muro. Già questo non ha senso, veramente non ha senso. Come non ha senso il fatto che se Venom è stato in giro a Los Angeles, cioè a San Francisco, per tutti questi anni, per 3 anni, mi fa strano che Mulligan non colleghi Eddie a Venom già adesso. Cioè, nessuno parla di un essere nero che salta da un palazzo all'altro e stacca le teste ai criminali di notte? Non ne parla più nessuno? In ogni caso, è così che nasce Carnage. Un pezzettino del sangue di Venom si è staccato dal sangue di Eddie e quindi, con questo esserino che si muove sul dito, Cletus fa la cosa altrettanto più brillante di sempre. Se lo ciuccia subito, se lo ingoia. Così, quando arriva il momento della pena di morte e gli viene fatta l'iniezione letale, il simbionte si sviluppa dentro di lui, Carnage è già formato, e se nel primo film Eddie trattava come normalità assoluta parlare con le voci nella testa, qui Cletus pensa che sia normalissimo avere un simbionte dentro, o addirittura trovare un esserino sul dito e mangiarlo. Perché è la cosa più logica da fare, no? Carnage si sviluppa dicendo che odia suo padre, odia Venom, per Dio solo sa quale ragione, cioè non si capisce neanche l'origine dell'astio. Quindi i due fanno un patto dopo l'evasione dal carcere, evasione nella quale non solo non c'è una goccia di sangue, ma in più Carnage, ve lo giuro, Carnage fa una giravolta su se stesso con i suoi tentacoli, creando un turbine, un tornado che risucchia poliziotti, direttori del carcere, criminali, carcerati e chi più ne ha più ne metta, proprio un turbine nel quale fa un massacro senza una goccia di sangue. Ma che è sta roba? Da quando Carnage può fare una roba del genere? Ma chi è Flash? E poi lui scappa, ruba un'auto, ruba anche dei vestiti per Cletus, e i due quindi stringono un patto. Se Carnage aiuta Cletus a trovare Shriek, l'amore della sua vita, Francis Barrison, allora lui lo aiuterà a uccidere suo padre, a uccidere Venom. Nel frattempo Venom e Eddie si separano, perché Eddie non ne può più di avere Venom nel suo corpo, perché ora lui vuole avere libertà, vuole avere la sua vita, viverla senza combattere, senza combattere mostri, avere a che fare con i criminali. Quindi alla fine lui riesce a staccare Venom dal proprio corpo, che si mettono a fare un, Dio mio, una lite ridicolissima, che sembrano una coppia di sposi. Andy Serkis, il regista, ha detto che loro dovevano essere nel film una coppia di sposi, praticamente, per le difficoltà amorose tra di loro, ma vaffanculo, veramente a sta dinamica. Quindi Venom, e già qui io non riesco a capire come dovrei empatizzare per questi personaggi, per Eddie che è uno stronzo e Venom che fa questa cosa,
Non so come mai dovrei empatizzare con loro. Venom si stacca allora vendicativo da Eddie e inizia a saltare di cadavere in cadavere, di corpo in corpo, uccidendo persone per 30 minuti di film. Cioè per 30 minuti, 40 minuti, Eddie e Venom sono separati per tutto il film. Eddie continua a fare lo stronzo al commissariato con Mulligan. Invece Venom salta di corpo in corpo sapendo che queste persone moriranno perché non sono compatibili con lui e lui si mette a uccidere persone perché ha problemi con Eddie. Così. Poi c'è la scena del party, bellissima, nella quale lui fa coming out dicendo basta sfruttamento degli alieni, basta denigrare gli alieni. Prende il microfono da questa rapper, ripeto, le vibrazioni forti dovrebbero mandare il simbionte in pezzi, i suoni forti, le alte frequenze. No, non succede niente. E infatti lui professa il suo amore per Eddie, la persona che era più compatibile per lui, però ha avuto dei problemi e dice, ma chi ha bisogno di questo qua? Chi ha bisogno di Eddie? Io sono forte, io sono il protettore letale! Caro Venom, come ti dirò esattamente quello che ho detto a Pennywise 2 anni fa quando è uscito It Capitolo 2. No, tu non sei Venom, non sei il protettore letale. Sei un coglionazzo alto 2,5 metri che si finge chi non è. Tu non sei il protettore letale, a parte che di protettore è letale, non hai fatto quasi niente finora, eccetto staccare una o due teste a morsi da quello che abbiamo visto. Ma oltre a questo, protettore letale, sto cazzo. Quindi sì, lui continua a saltare di corpo in corpo, finendo anche nel corpo della signora Chen, che povera, sta gettendo il suo negozio, sta arrancando anche lì per sopravvivere in questo quartiere squallido, e lui si mette a complicarle la vita entrandole dentro, perché lei è estremamente compatibile, perché siccome nella sceneggiatura lei è un personaggio chiave, un personaggio secondario, comunque importante per la saga, allora non può morire, lei è compatibile, guarda caso. A cazzo di cane. E insomma, cosa di cui mi ero dimenticato di parlare prima, intanto Anne si sta per sposare con il medico che ci era stato introdotto nel primo film, quella anche specie di comic relief della stanza delle aragoste, cioè del ristorante con la scena delle aragoste della vasca, ma comunque lei sta per sposarsi e questo infatti porta Eddie allo sconforto più assoluto, cosa che contribuirà ulteriormente alla separazione tra Eddie e Venom. E quindi Eddie viene chiamato in commissariato da Mulligan perché, guarda caso, adesso si è reso conto che c'è un collegamento tra Eddie e le cose strane che accadono, perché prima c'era la Life Foundation quando è morto nel primo film Carlton Drake, adesso gli eventi di Cletus Cassidy, adesso Mulligan ha fatto 2 più 2, quindi Eddie è il punto cardine, cioè il punto di collegamento, il denominativo comune con tutti quanti gli eventi che stanno accadendo da 3 anni a questa parte. Wow, adesso te ne sei accorto. E comunque quindi contatta Eddie per metterlo in guardia che Cletus sta arrivando probabilmente. Intanto Cletus fa evadere di prigione dal Ravencroft Shriek. I due commoventi si baciano mentre i tentacoli di Carnage escono, fanno una strage. E il bello è che infatti Shriek, se lei ha il potere di sparare onde sonore, guarda caso lei è l'unica che può ferire Venom e anche Carnage. Lei si mette a urlare un paio di volte e Cletus gli dice ferma, gli fai male, non sopporta le altre frequenze. Carino il massacro che Carnage fa quando fa sfacellare l'elicottero nel Ravencroft, carino tutto quanto, ma non c'è, ripeto, una goccia di sangue, non c'è un momento in cui anche le sequenze siano interessanti. Ma poi Carnage, come anche nello scontro finale, sembra che lasci dietro di sé del residuo di simbionte, una specie di ragnatela, che si propaga dappertutto, come una pestilenza, da quando i simbionti possono fare questo. Ma spiegami più perché Carnage può farlo e Venom non può farlo, se Carnage è un derivato di Venom. Ovviamente io qui le logiche non le capisco. Alla fine quindi sì. Ah sì, come è possibile che Cletus e Carnage abbiano trovato Shriek? Carnage raggiunge un negozietto, un alimentari, tira un calcio in testa al proprietario e Carnage modifica le dita di Cletus in modo che sembrino una chiavetta USB e si connette al computer. Questa è la grande cazzata suprema. Lì in quel momento io non ci potevo credere. Da quando i simbionti possono fare questo? Ripeto, se anche nel primo film avessero spiegato le logiche dei simbionti, non mi sarebbe dispiaciuto. Il bello è che qui accadono cose, in tutto il film accadono cose, che non si capisce neanche il perché accadono. Quindi così lui ha trovato Shriek, la fa evadere, e il piano quindi di Cletus è di organizzare un matrimonio, andare in quella chiesa che tanto volevano andarci quando erano ragazzi giovani, perduti, innamorati, e invitare come testimoni per Shriek il detective che le ha rovinato la vita e le ha cavato l'occhio, quindi Mulligan,
E invece per Cletus, come regalo di nozze, avere con lui l'uomo che gli ha quasi rovinato la vita e che ha dato origine al simbionte Carnage, ovvero Eddie e Venom. Quindi il piano di Cletus è sì celebrare queste nozze, ma in più chiamare da loro gli unici che potrebbero fermarli. Genio! Geniale come cosa, assolutamente geniale. Come ha fatto a non pensarci io? Perché non ci avrei mai pensato io? Semplice, perché è una cazzata immonda. Quindi, dopo tanto penare, ecco che Eddie si mette in contatto con Anne per cercare Venom, mentre lui è confinato in prigione perché non vuole parlare, nonostante Mulligan lo tenga sotto torchio. Anne, all'alimentare della signora Chen, capisce che Venom è dentro di lei, con questo anche effetto speciale terribile degli occhi bianchi e la bocca che si modifica della signora Chen, in cui Venom parla di, non lo so, dei suoi drammi, non so che. E alla fine però Anne lo convince a entrare in lei, ridiventare She-Venom. Lei fa evadere Eddie di prigione e il simbionte ritorna dentro il corpo di Eddie dopo che lui, come un cane bastonato, gli ha chiesto scusa per... non ne ho idea, cioè praticamente entrambi erano in torto, ma casomai è Venom che dovrebbe chiedere scusa per molte cose. Alla fine si rimettono insieme per combattere i cattivi. Anne però viene rapita da Shriek, nonostante Eddie gli avesse detto di abbandonare la città, ma lei torna al suo appartamento con il medico che diventerà il suo marito. Vengono rapiti da Shriek e da Cletus, che li porta alla chiesa. E così lui riesce a capire che, cioè Eddie, sentendo il dottore, capisce che loro sono andati a questa chiesa che era anche sulle mura della prigione di Cletus. Inizia lo scontro finale con il più Venom, che è spaventato da Carnage, che è uno rosso, è un simbionte rosso, ma non spiegano, ripeto, perché l'essere rosso sarebbe un problema per i simbionti, cioè cose che li rende più potenti, ma vabbè. E quindi non ci viene spiegato neanche questa logica, e lo scontro finale è anche il primo scontro tra Venom e Carnage. Capite cosa intendevo quando dicevo che c'è un inizio e c'è un finale, ma non c'è una parte di mezzo? Non ci sono né il primo né il secondo scontro. Vabbè, possono esserci anche solamente due scontri in un film, ma non c'è neanche il primo scontro. Il primo e ultimo scontro del film è proprio l'ultimo, quello nella sequenza finale, nella cattedrale, nel quale, vabbè, si celebrano le nozze, divertentissima la gag di Carnage, è ora di morire, padre. C'è il chierico, c'è il prete. Io, non tu, padre. Tu, padre! Lì in quel momento io non sapevo se vomitare o se lasciare andare lo sfintere e dimenticarmi come funziona l'intestino. Non sapevo che fare. Comunque, inizia la battaglia, sì, con Eddie che promette a Venom di lasciargli mangiare chiunque voglia se si getterà in battaglia. Inizia lo scontro nel quale non si capisce niente di chi stia colpendo chi. Shriek alla fine cerca di uccidere Mulligan, ma Mulligan si arrampica sul tetto della cattedrale cercando di scappare da lei e... succederà una cosa tra poco che non sono riuscito a spiegarmi. Mentre Venom cerca di proteggere Anne tra un rintocco della campana, un urlo di Shriek e il resto, e tutto un tratto si vede anche, mentre sta portando via, cioè mentre Carnage cerca di portare sul tetto della cattedrale Anne Wing, ecco che allora Venom si accorge assieme a Eddie che lui e, cioè che Carnage e Cletus non sono simbiotici, non sono compatibili. Perché? Perché Cletus cerca di staccarsi continuamente da Carnage perché sta facendo del male a Shriek, che più urla più gli fa male per le onde sonore. Quindi appunto, anche se Cletus ama Shriek, non riesce a controllare il proprio corpo perché Carnage vuole metterla a tacere per sempre, perché la considera un ostacolo, nonostante abbiano appena celebrato le nozze tra i due. Quindi le logiche, simpatia portami via, logica portami via. E difatti solo da questo Eddie deduce che loro non sono simbiotici. E Venom fa, ma noi sì, perché noi siamo il protettore letale. Vorrei sottolineare che, primo, sta roba del protettore letale in tutto il film ribadita mi ha rotto il cazzo. E due, vorrei ricordarvi che fino all'altro giorno eravate anche voi che vi stavate prendendo a pugni e calci letteralmente tra di voi. Non siete neanche voi simbiotici da questo punto di vista, ma solo perché hanno fatto pace allora loro sono compatibili. Oh, fottiti, non c'è niente di senso. Non c'è senso in tutto questo. E non lo trovo, cerco di sforzarmi, ma non c'è senso. Quindi quando Venom si arrampica con una tipo un punteruolo di d'acciaio per contrastare Carnage, ecco che lui sembra che l'abbia ferito, mentre Carnage si lascia dietro questa poltiglia che si propaga tipo un cancro. Ecco che Carnage spintona Venom e Endwing oltre la vetrata della chiesa, facendoli ripiombare all'interno. Partono i fulmini in cielo e Carnage fa: ecco la furia di Carnage.
Ti ringrazio infinitamente, Carnage, per avermi ricordato il titolo della merda che sto guardando. La merda che sto guardando! Quindi, come va a finire la storia? Va a finire con Venom e Carnage che si scontrano tra un rintocco di campana e l'altro, mentre invece Shriek viene lasciata cadere per morire, perché il piano di Venom, a quanto pare, è di far cadere Shriek in modo che lei urli a squarciagola verso la morte, e infatti mentre lei urla le onde sonore danneggeranno sia Venom che Carnage, ma danneggeranno anche il campanile, in modo che la campana cada esattamente sopra Shriek. Una trappola tipo la mamma ho perso l'aereo. Difatti Shriek muore non riuscendo a distruggere la campana mentre cade. La campana la schiaccia completamente. E alla fine Venom ridiventa simbionte, cioè Eddie ritorna in forma simbionte prima che Cletus riesca a farlo. Mangia il simbionte Carnage che si è separato da lui. E quando prende per il collo Cletus per farlo parlare, Cletus gli dice: mi dispiace, volevo solo essere tuo amico. Ridagli con sta solfa che dovremmo empatizzare con sto psicopatico che ha ammazzato più di 100 persone nelle ultime 24 ore. Giustamente Venom si rigenera e fa: ma vaffanculo a questo tizio, e gli stacca la testa. Quindi sì, Carnage in questo universo muore così, in un solo film. Nasce, cresce e corre, in maniera così veramente patetica. Posso definirlo anche lui un villain patetico, grande Woody Harrelson che sempre ci prova, ma provarci non serve a niente per giustificare un personaggio scritto col buco del culo. Quindi la storia va a finire con Venom che salva Anne, la fa andare via. Mulligan, quando arrivano le SWAT, Dio solo sa perché, iniziano a lampeggiargli gli occhi, li sono diventati luminosi, e dice: mostri, mostri. Ora, teoricamente, quelli sono gli occhi azzurri di Shriek. Quindi cosa vuol dire? Che il potere di Shriek è finito dentro Mulligan? Oppure vorrebbero farci intendere che un pezzo di Carnage è stato ingerito da Mulligan, come è accaduto per Cletus nei confronti di Eddie? Giuro, non ho capito. A caso lui adesso ha gli occhi luminosi, quindi lui diventerà Toxin. O chissà chi altri, perché ripeto, quelli sono gli occhi non di Venom o di Carnage, ma di Shriek. Quindi è come se lui avesse ottenuto il potere di Shriek, il potere del sonoro. Ma con che logica? Con quale logica? Quando è successo? Manca una parte proprio. Venom e Eddie si riappacificano, salutano Anne perché adesso loro sono in fuga dopo che sono scappati dal commissariato grazie a She-Venom. E il film finisce quindi con Venom e Eddie che si dichiarano di amarsi a vicenda praticamente perché sono simbiotici, e loro si sono nascosti in un'isola caraibica, in un mare tropicale, e guardano il tramonto mentre pensano che da adesso in poi potrebbero essere il protettore letale e potrebbero finalmente cambiare le cose aiutando le persone mentre sono in fuga. Cosa che però era già manifesta sin dal finale del primo film essere il protettore letale. Quindi chissà che nel prossimo film non decidono di nuovo di fare marcia indietro e quindi non saranno più il protettore letale ma continueranno a scappare e basta. E il film teoricamente finirebbe così, ma poi c'è la scena post-credit. La scena post-credit, Cristo santo. Allora, vediamo una sitcom che stanno guardando Eddie e Venom in un televisore, in un hotel, proprio sulla spiaggia in quel preciso momento, è notte fonda, e Venom parla a Eddie della conoscenza dei simbionti appresa attraverso il multiverso in tanti altri universi. Miliardi di anni di conoscenza sparsi nel multiverso, e se lui condividesse anche solo un po' di quella conoscenza con Eddie, allora il cervello gli andrebbe in fumo. Ma gli dice: vuoi che ti aiuto, vuoi che condivido con te anche solo qualcosina? Eddie dice: ma sì, va bene. In quel momento la stanza inizia a tremare, c'è tipo un lampo di luce, un'esplosione fuori dalla finestra, e Eddie fa: che sta succedendo? Venom fa: io non ho fatto niente. E alla fine quindi Eddie si ritrova in una stanza completamente diversa, sempre nella stessa location, ma la stanza è cambiata con il televisore diverso, la lampada diversa. Nel televisore c'è un servizio di J. Jonah Jameson, sempre interpretato da J.K. Simmons, lo stesso servizio visto in Far From Home. E quindi, alla fine sì, è accaduto. Venom, non si sa per quale motivo, è finito nel Marvel Cinematic Universe con Spider-Man. Difatti lui, Venom, è estraneo al fatto, non sa che cosa è accaduto, dice solo che non ha fatto niente. Mentre c'è il servizio in televisione, gli è mostrato Spider-Man, la faccia di Tom Holland, ecco che lui si trasforma in Venom, si avvicina al televisore e fa quel tipetto, e lecca lo schermo come per dire che è gustoso questo qua. Poi si entra in scena quello che dovrebbe essere il proprietario in questo universo della stanza e chiede che cosa ci faccia nella sua stanza sto personaggio. E quindi il film si conclude così. Cioè, tra tutte quante le giustificazioni che potevano fare dell'unire Venom al Marvel Cinematic Universe, Venom era in un universo a sé stante, e io speravo che fosse così, così non interferiva più con la storia della Marvel. E invece no, alla fine Venom è entrato col multiverso, forse grazie all'incantesimo di Strange in No Way Home,
nel Marvel Cinematic Universe. Ma porco di quel Giuda, tra tutte le motivazioni, tra tutti i motivi, gli escamotaggi narrativi che potevano ideare, il multiverso, la somma carta omaggio delle parate di culo inimmaginabili. Vediamo di calmarci. Bene, alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata un'impresa a pari di una delle fatiche di Ercole. Sapete, per un breve istante ho seriamente pensato che l'intera recensione sarebbe andata letteralmente in casino. Cos'è stato? Oh, oh, wow, 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 che succede qui? Ehi, wow, wow, oh, wow, che... ferma tutto, questo non dovrebbe essere possibile! Oh, che diavolo è stato? Io non ho fatto niente, lo giuro. Cosa? Quel tipetto...